Siamo con Anna Maria Todaro, vice sindaco di Vidracco, oggi l'inaugurazione di una mostra importante, Arte nei cortili, e Vidracco che si dimostra un piccolo paese ma attivo e soprattutto attento a quello che è la cultura. Ci vuole raccontare, vice sindaco, qual è il programma di questo evento? Allora, oggi siamo qui proprio per dare, come dire, lustro a quello che è l'arte espressa dai nostri concittadini. Infatti questo è un paese, comunque un comune turistico ma anche artistico. In questo comune ci sono degli artisti che fanno arte contemporanea ma che fanno anche riferimento a un'arte antica e storica. Questa mostra nasce proprio dall'idea di mettere in risalto la festa di San Giorgio e infatti potete vedere anche poi più in là con gli artisti cosa loro hanno espresso proprio in questo evento. Questa di oggi è la base perché la mostra si compone di due parti, una è qui come potete vedere all'interno del salone e domani faremo un'itineranza, quindi ci sarà l'arte nei cortili e quindi gli stessi artisti che espongono qui domani saranno ad esporre nelle loro botteghe. Artisti che arrivano dal territorio, dalla Val Chiusella? Sono proprio di Vidracco. E che si occupano di quale tipo di arte, quale tipo di cultura oggi viene espressa a Vidracco? Allora abbiamo dei ceramisti, infatti c'è un ceramista che è uno scultore, e poi abbiamo un pittore che arriva dalle arti grafiche e poi ci sono anche delle arti un po' più manuali come rimettere in risalto dei vecchi libri e quindi dare forma. E anche delle altre opere fatte con il feltro, con altri materiali. Quindi c'è sia un'arte figurata ma anche un'arte espressa proprio con le mani, con l'ingegno. Antonio Bernini, sindaco di Vidracco, un appuntamento importante con la cultura, il paese che dimostra un'attenzione particolare a tutto ciò che è arte. Sì, è un po' l'idea di valorizzare quello che si ha, perché ci siamo accorti di avere tanti artisti in paese con specialità diverse che hanno anche pezzi che si trovano in collezioni anche in altri paesi, non solo in altre regioni, e quindi abbiamo pensato di dare questa attenzione a loro e raccontare così anche un po' del paese, quindi ambientarla anche all'interno dei cortili, non solo nel pluriuso dove ci troviamo, che sono poi luoghi simbolo, e lo facciamo in un giorno simbolo, che è quello, un weekend simbolo, che è quello della festa patronale, quindi San Giorgio, la festa del patrono di Vidracco, la festa del paese. Quale momento migliore per dare questa attenzione appunto agli artisti locali? Arte e cultura che sono anche un mezzo importante per far conoscere non solo Vidracco ma anche quello che sono le ricchezze di una valle come la Val Chiusella, che ha tanto da dare e da dire. Sì, la Val Chiusella è ancora un territorio da scoprire, insomma ci piace pensarlo così, è conosciuto da tanti, ci sono persone anche che vengono da Milano e che dicono conosco un luogo che voi non conoscete, dicono agli amici. E sicuramente la cultura, ma anche le tradizioni, ma anche la gastronomia sono degli aspetti importanti. L'altro asset, diciamo così, è quello legato all'attività outdoor, che in Val Chiusella la fanno da padrona, perché con una natura così bella, così tanti percorsi a piedi o in bicicletta, è il modo forse migliore per scoprirla e per valorizzarla. Ecco, cerchiamo di fare una sintesi di tutti questi aspetti perché credo che insomma ci sia un'offerta davvero davvero interessante, unica, che vada conosciuta.